seguiamo il trend, ma cerchiamo comunque di trarre il beneficio da quello che anche la musica odierna ci sta dando. Sì, cerchiamo un pochettino. Difatti, una delle idee su cui lavoreremo da subito è fare una serie di freestyle. Perché ci siamo un po'. Allora, la nostra missione è cercare di portare il boom bap con tutto quello che è, compreso anche la sua difficile digeribilità, cioè certo. La sua non facile digeribilità, certo. Cercando di strizzare un po' l'occhio a quello che è la musica odierna. Infatti uno dei punti di partenza è quello su cui stiamo lavorando, di prendere dei brani della top 50 attuale al global e cercare global. Di porci la sfida di campionare quel tipo di sonorità, stravolgendola, picciandola, cioè, ci sono anche dei brani che sono virali e che tutti voi conoscete. E provare a flippare del boom bap su questo, usando termini giovanilistici, flippare del boom bap. Si fanno quindi a delle sonorità con cui noi siamo già a nostro agio, ma utilizzando suoni moderni, attuali, più attuali, sì, della top 50, magari rendendole anche irriconoscibili. Perché è una sfida che ci siamo posti, riusciamo a trovare nelle sonorità attuali, perché sono tutti buoni a fare i beat belli con i sample degli anni 70, però la sfida è un po' quella di cercare di trovare quel tipo di suono anche in cose nelle quali non te l'aspetteresti. In alcuni casi è complicatissimo, in alcuni è sorprendente, sì, e infatti poi ora vi faremo ascoltare qualcosa, spero entro qualche settimana, e magari guidandovi anche un po' nel processo creativo che abbiamo seguito, il flusso di coscienza, sì, magari trovare anche degli spunti narrativi nelle sue immagini, perché poi il suo rap è molto basato sulle immagini, quindi trovare anche quel tipo di spunti lì dentro. Comunque niente, se anche conta tantissimo anche la vostra di partecipazione, se avete idee sulla scrittura, sul trattamento delle tematiche, sui temi da utilizzare eccetera, non peritatevi. Quindi lanciamo ufficialmente il sondaggio. Suggerisci un tema di scrittura a Giso, cosa che poi io faccio il cazzo che mi pare a prescindere, ma esatto. Se ci fosse qualche argomento interessante che non sia la figa, che non sia il denaro, i soldi, che non sia la droga, quegli argomenti un po' 2002. Stai all'occhio, racconta, parla, cambia e cambia te stesso. Investi in criptovalute. Esatto. Stavo per dire che cazzo sta andando. Engiso e Ginny Castro, raga, ci becchiamo presto. Criptovalute squad. Yeah. Vedrete il vlog a Dubai, eh? Speriamo si capisca qualcosa. Ma sì, secondo me se tagliamo il concerto viene fuori. Ok. Abbiamo solamente 88 minuti da tagliare.